Buongiorno, prof. Bella camicia. Grazie, Moretti. Ci vediamo in classe. In fondo è un bravo ragazzo. Il problema è che è senza cervello. Bene ragazzi, buongiorno a tutti voi. Innanzitutto vi volevo dire con estrema serenità che se io trovo chi è quel qualcuno che mi attacca degli stupidi biglietti sulla schiena, lo distruggo, lo rovino. Beh, detto questo ragazzi, oggi a School Toon parliamo di retta sul piano cartesiano, dopo aver nella scorsa lezione parlato dei punti e del piano cartesiano stesso. Partiamo dunque con vedere alcuni casi particolari e con l'obiettivo poi ovviamente di trovare un modo per rappresentare in maniera generica una retta sul piano. Un primo caso particolare che possiamo affrontare insieme è quello delle bisettrici dei quadranti del piano cartesiano. Cosa ci aspettiamo? Essendo la bisettrice una figura simmetrica rispetto agli assi, ci aspettiamo che il valore assoluto dell'ordinata sia uguale al valore assoluto dell'ascissa. Ma in realtà possiamo dire anche di più, perché in realtà sappiamo che tipo di segno hanno le coordinate nei vari quadranti, e in particolare nel primo e nel terzo quadrante sappiamo che le coordinate sono concordi, cioè hanno entrambe segno positivo o segno negativo, e quindi in generale la bisettrice del primo e del terzo quadrante può essere rappresentata dall'equazione y uguale a x. Allo stesso modo, visto il ragionamento fatto, possiamo dire che la bisettrice del secondo e del quarto quadrante può essere rappresentata dall'equazione y uguale a meno x. Andando a generalizzare, possiamo quindi intuire che una retta passante per l'origine, che non sia necessariamente la bisettrice, può essere rappresentata dall'equazione y uguale a mx, dove m viene definito coefficiente angolare, cioè rappresenta sostanzialmente la pendenza della retta rispetto all'asse x, quindi rappresenta aritmeticamente il rapporto tra y ed x, ovviamente con x diverso da 0, perché sennò appunto m non esiste. Facciamo notare che quindi già da un'equazione del tipo y uguale a mx possiamo dire tante cose. Ad esempio, guardando il segno di m possiamo subito dire se una retta attraversa il primo e il terzo quadrante o piuttosto il secondo e il quarto. Per ciò che sappiamo dei segni nei vari quadranti dell'ordinata e dell'ascissa, possiamo infatti dire che se il rapporto tra y ed x è maggiore di 0, m è anch'esso maggiore di 0 e quindi in questo caso la retta attraversa il primo e il terzo quadrante. Mentre viceversa, se il rapporto è minore di 0, la retta attraverserà il secondo e il quarto quadrante. Andiamo a generalizzare questo ragionamento per equazioni che non necessariamente devono passare per l'origine. Un'equazione che passa per l'origine, abbiamo detto, è data da y uguale a mx, una qualunque retta ad essa parallela sarà, come vediamo in figura, una retta che attraversa anche l'asse y su una certa ordinata q. In questo caso la retta generica passante per Q viene definita dall'equazione y uguale a mx più Q, dove Q viene detto appunto termine noto o ordinata all'origine. Cosa notiamo in termini di osservazioni? Che per m uguale a 0 y è sostanzialmente parallela all'asse x, perché in questo caso avremmo come risultato y uguale a Q, quindi una retta parallela all'asse x. Per Q uguale a 0 invece ritorniamo al caso particolare precedente, cioè una retta passante per l'origine. Ricordiamo inoltre che questo tipo di equazione è esplicita rispetto a y, cioè sto rappresentando tutto rispetto a y, e quindi in questo caso non possiamo mai avere x uguale a 0 e x uguale k, e più in generale questo tipo di rappresentazione non può quindi rappresentare alcuna retta parallela all'asse y. Per far questo invece dobbiamo utilizzare una forma implicita che può essere scritta nella sua forma più generica come ax più by più c. Ricapitolando dunque, prima di andare avanti, possiamo dire che una qualunque equazione del tipo y uguale a x o y uguale a mx o y uguale a mx più q o ax più by più c uguale a 0 rappresentano tutte una retta sul piano. Viceversa, essendo questa relazione bionivoca, per ogni retta sul piano possiamo sempre trovare un'equazione di questo tipo che la rappresenti. Allora, tutto chiaro ragazzi finora? Ma va bene, dai, riprendiamo allora dove eravamo rimasti.
Vediamo di trovare una formula che ci consenta di identificare il coefficiente angolare di una retta che passa per due punti. Supponiamo che una retta passi per i punti A di coordinate x con A, y con A e B di coordinate x con B, y con B. Allora, poiché la retta passa per questi due punti, questo equivale a dire che i due punti soddisfano l'equazione generica della retta y uguale a mx più q. Quindi andando a sostituire le coordinate dei due punti troviamo y con A uguale a mx con A più q e y con B uguale a mx con B più q. Allora, in questo caso, andando a sottrarre membro a membro, sottraendo membro a membro, troviamo y con a meno y con b uguale a mx con a più q meno mx con b più q. Da questo segue che y con a meno y con b è uguale a mx con a più q meno mx con b meno q, q e meno q vanno via, e quindi il risultato è che m può essere scritto come la differenza tra le ordinate dei due punti fratto la differenza delle ascisse dei due punti, il che è anche intuitivamente comprensibile andando a guardare appunto la figura che abbiamo qui rappresentato. Notiamo che se A e B hanno uguale ordinata, ci ritroviamo con un m uguale a 0, cioè una retta parallela all'asse x. Se invece A e B hanno uguale ascissa, m non esiste proprio perché in questo caso ci troveremo con un denominatore uguale a 0. Si dimostra geometricamente, ne omettiamo la dimostrazione per brevità, che due rette parallele hanno lo stesso coefficiente angolare. Questo è anche intuitivo, abbiamo detto che il coefficiente angolare è la tendenza della retta rispetto all'asse e quindi due rette parallele hanno sostanzialmente nello stesso piano cartesiano, quindi nello stesso sistema di riferimento, la stessa pendenza. E quindi ci si aspetta che, date due equazioni y uguale a mx più q e y uguale a m1x più q con 1, e le due rette sono parallele, quindi m è uguale a m con 1, cioè il coefficiente angolare di una retta è uguale a quello dell'altro. Si dimostra anche che se invece due rette sono perpendicolari, allora in questo caso la relazione tra i due coefficienti angolari è data dalla seguente espressione, cioè m per m con 1, cioè il prodotto dei due coefficienti angolari mi dà come risultato meno 1. Quindi, scritta in altra forma, possiamo scrivere che m con 1, quindi il coefficiente angolare di una delle due rette, è uguale a meno il rapporto tra 1 fratto il coefficiente angolare dell'altra retta. Questo ci torna utile appunto nel caso in cui vogliamo andare a individuare una retta perpendicolare, per esempio, a una retta data passante per un certo punto. Allora, cari ragazzi, non che io non mi fidi di voi, intendiamoci, ma fatemi vedere un po' che appunti avete preso finora. Allora, cominciamo da te, Giovanna. Fammi vedere un po'. Ah, beh, bene, molto bene, benissimo. Direi ottimo, perfetto, ok. Passiamo a te, Moretti. Fammi un po' vedere il tuo quaderno. Moretti, tu sei senza cervello. I tuoi devono intervenire, non lo so, un trapianto, qualcosa. Io se continui così ti boccio. Tu in questa classe ci rimarrai a vita. Vabbè, comunque, vediamo di riprendere. Supponiamo di voler rappresentare l'equazione di una retta dato un certo m, quindi dato un certo coefficiente angolare e dato un certo punto che soddisfa l'equazione della retta stessa. Quindi noto m possiamo scrivere la classica relazione legata alla retta generica, quindi y uguale a mx più q. Se la retta passa per il punto dato, allora quel punto soddisfa l'equazione della retta e quindi possiamo scrivere y con 0 uguale a mx con 0 più q, qualora le coordinate siano appunto x con 0 e y con 0. Da questo ne segue, volendo esplicitare rispetto a q, che q può essere scritto come y con 0 meno mx con 0. Andando a sostituire questa relazione nella relazione generica della retta, troviamo quindi che y uguale a mx più y con 0 meno m con 0x, cioè abbiamo sostituito a q quanto trovato. Da questo segue che l'equazione di una retta avente un certo coefficiente angolare m passante per un punto di coordinate x con 0 e y con 0 può essere sempre scritta come y meno y con 0 uguale a m che moltiplica x meno x con 0. Vi faccio notare che nel caso in cui si annota il punto per cui passa la retta e non il coefficiente angolare, sostanzialmente stiamo rappresentando cosa? Un fascio di rette tutte passanti per un certo punto, che è una sorta di stella che vediamo qui a sinistra, cioè sono tutte rette passanti per il punto dato, ma di cui non conosciamo la pendenza, quindi potrebbe essere una qualunque di quelle rappresentate, tranne quella in rosso, perché sappiamo che questo tipo di rappresentazione esplicita rispetto a y non può rappresentare delle rette parallele all'asse y stesso. In questo caso il fascio di rette identificato dal punto
per cui queste rette passano viene detto fascio di rette proprio. Nel caso in cui invece è noto il coefficiente angolare m, ma è il punto che è un'incognita, quindi non conosciamo per quale punto passa, allora in questo caso sostanzialmente stiamo individuando il cosiddetto fascio di rette improprio, cioè sono tutte rette parallele di coefficiente angolare m, ma di cui non conosciamo esattamente la posizione perché non abbiamo alcun punto di riferimento attraverso cui passa la retta. Ultimo argomento teorico è quello relativo alla retta passante per due punti, quindi supponiamo di avere un punto A di coordinate x con 1 e y con 1 e un punto B di coordinate x con 2 e y con 2. Ebbene, andando a utilizzare la classica relazione y meno y con 0 uguale m che moltiplica x meno x con 0 passante per il punto A, questa potrà essere scritta come y meno y con 1 uguale ad m che moltiplica x meno x con 1. Ma sappiamo anche che la stessa equazione deve passare per il punto di B di coordinate x con 2 e y con 2, quindi possiamo anche scrivere y con 2 meno y con 1 uguale a m che moltiplica x con 2 meno x con 1. M quindi può essere scritto, ma questo lo sapevamo già, come il rapporto tra y con 2 meno y con 1 fratto x con 2 meno x con 1. Andando a sostituire nell'equazione trovata, ricaviamo che y meno y con 1 è uguale a y con 2 meno y con 1 fratto x con 2 meno x con 1 che moltiplica x meno x con 1. Ne ricaviamo quindi la formula generica per una retta passante per due punti che è appunto data dal rapporto tra y meno y con 1 fratto y con 2 meno y con 1 uguale al rapporto tra x meno x con 1 fratto x con 2 meno x con 1. Ragazzi, vorrei sfruttare questi ultimi minuti per un ultimo argomento. Ops. Quindi adesso, scusate un attimo. Beh, ho capito.